Con questo video tutorial vediamo la scrittura del nostro primo articolo e per fare questo immaginiamo di dover scrivere una vera e propria circolare attivando tutti i campi necessari e tutti i contenuti necessari per farne di questo una comunicazione efficace. Bene, per prima cosa clicchiamo in corrispondenza di nuovo, nuovo articolo. E come notate è cambiato rispetto alla pagina. Sono cambiati i box a disposizione. Peraltro, questi box sono modificabili, arricchibili oppure anche diminuibili attraverso imposta schermo. In particolare, a noi serve avere ben visualizzato il campo riassunto, perché sarà uno dei micro contenuti che caratterizzano un po' il nostro modo di servire informazione e servire comunicazioni. Cioè corredando ciascun articolo di titolo, riassunto, testo e poi di categorie e tag come elementi classificatori, ma vediamo un po' per bene. Immaginiamo di voler scrivere una circolare tipo questa, no? Qui appare in una parte di OpenOffice o LibreOffice e vediamo un po' come trasferirla direttamente sul nostro sito. Ci sono pochissimi elementi di formattazione, potremmo dire che meno ci sono, meglio è, perché il trasferimento risulterebbe più pulito. Abbiamo un'intestazione centrata, abbiamo un numero di protocollo, abbiamo dei destinatari, abbiamo un oggetto, abbiamo un testo, in questo caso molto breve, e abbiamo una firma. Anche qui notiamo alcuni elementi di buona scrittura, al di là degli aspetti tipografici che magari ci consiglierebbero una dilatazione maggiore degli spazi in verticale, e sono quelle ad esempio legate all'elenco puntato che voi vedete. Nel momento in cui è inserito all'interno di una frase, viene preceduto dai due punti e viene scritto in modo che ogni voce di elenco si chiuda col punto e virgola, tranne l'ultima col punto. Poi ci sono alcune piccole annotazioni e l'uso, ad esempio, delle lettere maiuscole e minuscole. E termini come docente, dirigente, genitore o altro sono nomi comuni, quindi andrebbero scritti con la lettera minuscola. Questa è un'operazione che anche da un paio di anni cerchiamo di portare come ufficio scolastico regionale, cercando di uniformarci il più possibile a quelle che sono le regole di buona scrittura, anche amministrative, individuate, scritte e pubblicizzate in tanti manuali, libri di scrittura, anche a livello di linguaggio amministrativo. Bene, immaginiamo che questa sia la nostra circolare. Cosa facciamo? La cosa più semplice che ci viene da fare, la copiamo. Quindi, tasto destro, copia, dopo che l'abbiamo selezionata. Andiamo qua sul nostro articolo, andiamo sul testo e la incolliamo col Ctrl D. Vediamo cosa succede. Vedete che si sono conservati gli stili, l'elenco puntato è rimasto nell'elenco puntato, il grassetto è rimasto grassetto, il centrato è rimasto centrato. Aspettiamo un attimo la revisione del testo nel momento in cui sarà pubblicata. Per il momento diciamo, completiamo l'operazione con tutti gli altri contenuti. Il titolo è non necessariamente l'oggetto della circolare, ma ha lo scopo di definire con maggiore precisione proprio il contenuto informativo dell'articolo. A volte coincide, a volte è una sua estensione, una volta è una sua riduzione. Scriviamo allora Collegio dei Docenti, ma per rendere questa comunicazione univoca mettiamo anche il giorno, no? Potrebbe essere due punti, 16 ottobre. Vedete che in questo caso l'informazione è più completa, dice non soltanto che c'è il collegio, ma dice anche quando. E poi vediamo anche di scrivere un articolo, un riassunto che possa in un certo qual modo esprimere qual è il contenuto del collegio stesso. È già pronto il testo, in questo caso era già stato preparato nella guida che sto facendo, diciamo pari passo con i nostri video tutorial. In questo caso la copio e l'incollo, se no naturalmente potevo scriverla direttamente qua nello spazio delegato a riassunto. Il riassunto insieme col titolo mi consente di avere un'informazione più completa ed è importante che sia un micro contenuto scritto con attenzione, perché è proprio l'unione di titolo e riassunto che dice che cosa c'è in quell'articolo e quindi contiene delle parole che sono significative, che sono ad esempio la data, il luogo,
l'ora d'inizio piuttosto che i contenuti, in questo caso del collegio stesso. È, diciamo, appunto, un'unità informativa e stile giornalistica contenuta in poche parole. Bene, l'assunto l'abbiamo messo, il titolo l'abbiamo messo, che cosa ci rimane ancora? Ci rimane da decidere dove andare a pubblicare questo contenuto, questa comunicazione. Allora, vedete che qua noi abbiamo la possibilità di scegliere delle categorie, che sono delle categorie che abbiamo definito a priori nel momento in cui abbiamo costruito l'architettura del sito. Potrebbero essercene altre, anzi molto probabilmente poi ce ne saranno altre, che corrisponderanno molto spesso a delle sezioni vere e proprie del sito. Questo perché la categoria risponde alla domanda, in quale contenitore io inserisco l'informazione? E allora lo inserisco nel contenitore circolari, perché non è una news, non è un avviso, essendo firmata e protocollata. La inserisco a chi si riferisce ai docenti, ai docenti. Direi basta, perché anche se può in un certo qual modo riferire una seconda battuta anche i genitori, in quanto si parla delle lezioni rappresentanti di classe o agli studenti, in questo caso io non la inserisco in questi contenitori, essendo specificatamente legato proprio al collegio dei docenti stessi. Però ho altri elementi descrittivi che possono essere indicati, e sono i tag. Mentre la categoria risponde alla domanda di dove metto questo contenuto, qual è il contenitore che ospita questo contenuto, quali sono al plurale i contenitori che ospitano questo contenuto, i tag rispondono a un'altra domanda, che è di che cosa parla questo oggetto informativo, di cosa tratta la circolare, di cosa tratta questa comunicazione. Beh, tratta sicuramente di collegio, e allora lo cominciamo a scrivere. Tratta di accoglienza, lo vediamo nell'oggetto, nell'ordine del giorno. Tratta di registro elettronico. Potremmo dire tratta in maniera più ampia di dematerializzazione. Dematerializzazione, parola un po' lunga, però non ce ne sono altre in italiano che esprimano bene questo concetto. Parla delle lezioni dei rappresentanti di classe, quindi potremmo dire lezioni. Insomma, scegliamo alcuni elementi che siano di descrizione dell'informazione stessa. Vedremo poi che automaticamente noi avremo così la possibilità anche di raccogliere tutte e sole le comunicazioni che parlano di quel dato argomento, perché WordPress in automatico crea degli archivi, sia per ciascuna categoria sia per ciascun tag. Questa è una cosa veramente molto molto utile e interessante come elemento di classificazione dell'informazione. Ogni qualvolta noi etichettiamo un'informazione, gettiamo le basi per la sua reperibilità attraverso delle chiavi di ricerca, definite in parte a priori con le categorie e in parte poi invece utilizzate strada facendo attraverso i tag. Bene, aggiungiamo. E vengono inserite e vedrete che poi queste costituiranno il vocabolario di tag. E nel momento in cui io scriverò un nuovo tag, avrò anche tra l'altro un'assistenza da parte di WordPress che già mi dirà se quel tag esiste, con che parole e quale parola è stato utilizzato per descriverlo. Direi che abbiamo altro. Beh, sì, abbiamo ancora una cosa da dire qua. Questo è un evento, un qualcosa che succede a scuola martedì 16 ottobre alle ore 14:30. Allora possiamo anche classificarlo come evento. Inizio, andiamo a mettergli la data, che è il 16 ottobre 14:30. Lasciamo qui scritto 15 perché è più facile poi correggerlo digitando il tutto, e finisce alle 16:30. In automatico la fine qua viene riportata e scriviamo qua 16:30. Vedrete che questo provocherà poi un qualcosa nel nostro calendario eventi con informazione aggiuntiva. C'è altro da dire? Sì, c'è da dire che nel momento in cui noi non siamo ancora sicuri della pubblicazione, possiamo metterlo come bozza e poi potrebbe essere poi approvato invece da da un redattore con un privilegio in più, che può essere colui che approva o non approva quelli che sono gli articoli, oppure se siamo noi stessi responsabili della pubblicazione, possiamo cliccare su pubblica. Però
Peraltro è anche possibile dare una visibilità diversa da quella pubblica e proteggerlo da password oppure in modo privato, oppure possiamo anche andare a modificare il momento di pubblicazione, magari posticiparlo a un giorno particolare. Manca l'ultima cosa, che è il cosiddetto permalink. Il permalink sarebbe legato al testo che è scritto nel nuovo articolo. In automatico, quando noi facciamo pubblica, se non diciamo nulla, il sistema mette quello che trova scritto nel titolo. Ed è già un buon modo che, tra l'altro, favorisce la reperibilità dei motori di ricerca. Tuttavia, solo per le circolari potrebbe essere utile mettere un qualcosa che richiami il numero. Questo vale soprattutto se in alcune segreterie è uso chiamare e nominare le circolari per numero di protocollo, ed è un'opzione alternativa alla scrittura normale del titolo, del link attraverso appunto il titolo che voi avete dato, con la sostituzione di caratteri speciali e degli spazi, ad esempio con dei trattini, quel trattino alto. Bene, in questo caso vediamo il metodo alternativo, potrebbe essere Prot, potrebbe essere poi il nome della scuola o anche soltanto la circolare, numero, può dire che la circolare è protocollata, che è la numero 15 del 2012. Ok, e a questo punto ecco che noi possiamo pubblicare la nostra circolare. E andiamo a vedere che cosa capita. Andiamo sulla visualizzazione del sito, perché vedremo un po' di elementi. Vedete innanzitutto che qua compare il nostro, non compare la circolare ancora perché dobbiamo andarla a inserire dentro nella home page, però compare i prossimi eventi. Se noi clicchiamo su circolari, compare nelle comunicazioni legate alle circolari con la data di pubblicazione, il titolo e il riassunto e l'archivio che viene generato in automatico. Sarà pubblicata non solo in circolari ma anche in docenti, ma non in studenti. Vedete? Se andiamo ancora in docente o in circolari, clicchiamo sulla circolare stessa, ecco che si apre il testo completo. Qui è stato lasciato libero la possibilità di commentare, questo sta alla scelta della scuola se lasciare liberi o no i commenti, vedremo poi come eventualmente toglierli. Bene, ci andiamo a vedere però se tutto ha funzionato facendo un controllo per quello che riguarda la validità del codice. Una delle nostre attenzioni è di mantenere la validità del codice in ossequio con il requisito 1 della legge sull'accessibilità, che dice di pubblicare diciamo, i nostri contenuti attraverso una definizione di documento che si chiama strict, che non deve contenere errori. Abbiamo la possibilità di fare una validazione del codice cliccando in corrispondenza di XHTML. Vediamo e cosa notiamo. Notiamo che questo documento contiene almeno un errore. Questo errore, vedere in quale posizione esattamente compare, adesso c'è stato un piccolo problema alla scheda grafica che vediamo di risolvere immediatamente, è quello che l'abbiamo trovato. Non c'è l'attributo align. In automatico, quando abbiamo fatto copia e incolla da LibreOffice, o male sarebbe stato uguale da OpenOffice piuttosto che da Word, lui il centrato l'ha restituito in modo non corretto. Benissimo, allora andiamo a vedere che cosa è capitato. Torniamo indietro e andiamo in correzione, modifica articolo. Vedete qua? HTML, P, Line Center, questo non ha funzionato. Allora, quale consiglio vi posso dare per evitare errori di codice? Togliamo tutto il testo, lo rifacciamo da capo, ritorniamo sul nostro testo. Il consiglio che vi do, siccome abbiamo visto che il centrato, no, crea questi problemi, non utilizziamolo, nel senso che se c'è, lo togliamo. Come facciamo a togliere l'elemento centrato? Basta selezionare il testo e ritornarlo con la scritta predefinito. Scritta predefinito per OpenOffice o cancella formattazione per Word o anche stile normale per Word, mi toglie degli stili aggiuntivi. Mi riprendo il mio testo
ritorno nella mia editor web e lo rincollo. Se lo volevo veramente centrato, non faccio altro che riandarlo a selezionare e utilizzare la funzione di allineamento centrato, sia per la firma e sia per la scritta della testata, dell'intestazione della circolare. Una piccola precisazione: cerchiamo di non abusare del centrato, perché sappiamo che il centrato crea delle difficoltà alle persone ipovedenti, perché viene cambiato di continuo quello che è il punto di iniziale di lettura della riga, che dovrebbe essere allineata a sinistra. Quindi io lo consiglierei soltanto in casi estremi. Questi casi estremi in una circolare potrebbero essere soltanto l'intestazione e la firma, ma in tutti gli altri casi teniamo sempre l'allineamento a destra. Andiamo a vedere adesso l'HTML, vedete che non c'è più quel align center, che è un attributo di paragrafo che non consente la validazione dell'HTML. In automatico WordPress fa meglio, da solo mette già questa stessa informazione come si dice stile interno, stile inline, e quindi questo consente di passare, come vedremo tra poco, la validazione del codice. Arrivati a questo punto, aggiorniamo nuovamente e andiamo a vedere cosa è capitato, se è proprio vero che la nostra circolare passa il controllo di validità. Andiamo a vedere cliccando su XHTML e vedete un bel verde che dice: questo documento è stato analizzato con successo come documento XHTML 1.0 strict valido. Rimane ancora l'ultima cosa: se noi volessimo togliere lo spazio per i commenti in questa circolare in particolare, come facciamo? Andiamo a vedere se abbiamo qua il box che gestisce i commenti. Qua non c'è, qui mi dice quali sono i commenti, ma andiamo in impostazioni schermo e andiamo a cliccare su discussione. Torniamo sotto. Vedete, permette i commenti, basta deselezionarlo. Clicchiamo ora su aggiorna e direttamente a questo punto su visualizza articolo. E vedete che il commento è sparito. Naturalmente noi possiamo poi agire sul tema anche per togliere questa dizione: non è possibile commenti nel caso noi vogliamo eliminare drasticamente in ogni caso, in ogni momento. Ultima cosa, noi vediamo dove è pubblicato, che è in circolare, docenti, eventi, ha questi tag. Se io clicco in corrispondenza, poniamo di accoglienza, vedete che trovo, no, tutto l'archivio per l'argomento tag accoglienza.